Dopo anni di non attesa e dubbi costanti, Tom Clancy's The Division 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo looter shooter sviluppato da Ubisoft Massive sfoggia tantissimi contenuti e un'interessante ambientazione inedita. Dimenticare New York è difficile, ma ancora più difficile è non innamorarsi di Washington DC. Artisticamente parlando, la capitale degli Stati Uniti è riprodotta in modo molto accurato. Gli ambienti di gioco ricreano le sensazioni di rovina post-apocalittica, con la natura che riprende il sopravvento sulla civiltà dopo la diffusione del virus. La priorità degli agenti della divisione è riaffermare la legittimità delle istituzioni sul potere criminale di alcuni gruppi che hanno fatto precipitare le strade di Washington nel caos. Le fazioni rivali possiedono ognuna un'identità e uno scopo preciso. La battaglia contro questi gruppi è molto articolata, con diversi insediamenti, avamposti e roccaforti da conquistare, mentre la narrazione procede in maniera lineare e senza particolari colpi di scena. Il giocatore può inoltre interagire con varie strutture, dalla base operativa situata all'interno della Casa Bianca fino ai rifugi che fanno da hub. La mappa offre un'esplorazione libera della città, con un open world condiviso che risulta immersivo e accattivante. La Washington di The Division 2 si rivela quindi più viva e dinamica rispetto allo scenario statico della Grande Mela. È possibile completare la campagna principale in solitaria, ma per via della sua natura always online, The Division 2 può ovviamente essere fruito in compagnia di altri giocatori. Oltre a chattare, creare gruppi e interagire nelle aree non istanziate del gioco, è stata introdotta anche la possibilità di creare un clan. Per quanto riguarda il gameplay, lo shooting risulta leggermente più stabile e gestibile rispetto al primo capitolo. La personalizzazione dell'equipaggiamento si risolve nell'applicare a quasi ogni pezzo del nostro gear alcune modifiche per ottenere effetti passivi quali una maggiore armatura o un aumento di percentuale del danno critico. Parlando invece del grinding, va detto che anche qua è un punto cardine del gameplay. La presenza di decine di missioni ed aree da esplorare, tuttavia, fa passare il tempo senza alcun accenno di noia. Le meccaniche di gioco hanno subito delle modifiche anche nella Dark Zone, anzi, nelle Dark Zone. Infatti, non esiste più una grande zona nera, bensì tre aree sparse sulla mappa di gioco. Qui la difficoltà è stata ridotta e stavolta la sopravvivenza non è più un privilegio dei soli giocatori di alto livello. In aggiunta, l'estrazione degli oggetti è molto meno oppressiva. Se prima era necessario estrarre con l'aiuto di un elicottero tutti gli oggetti che venivano trovati nella Dark Zone, adesso soltanto quelli etichettati come infetti necessitano dell'estrazione. Tutti gli altri saranno immediatamente trasferiti nel nostro inventario. The Division 2 alleggerisce il carico nella costruzione della build. Le abilità attive, ovvero le tecnologie utilizzabili, sono abbastanza varie e possono essere cambiate in qualsiasi momento, mentre le abilità passive, i cosiddetti vantaggi, si ottengono man mano che si progredisce. La componente ruolistica è comunque più snella rispetto al predecessore. The Division 2 non ha alcuna pretesa di essere un RPG complesso e articolato. La maggior progressione del personaggio si fa sentire attraverso il loot lasciato cadere dai nemici. Armi e oggetti di equipaggiamento possono essere anche craftati dall'apposito tavolo da lavoro. Il sistema permette di produrre armamenti congrui col nostro livello. La progressione migliora esponenzialmente all'endgame, quando è possibile scegliere fra tre classi di specializzazione, ognuna con uno skill tree, un'arma e degli equipaggiamenti unici. The Division 2 si distingue dalla concorrenza proprio grazie a un endgame vasto e interessante. Una volta raggiunto il cap, il nostro livello è determinato dal Gear Score, un punteggio che dipende dall'equipaggiamento indossato. Dopo aver raggiunto un determinato Gear Score, è possibile cambiare fascia del mondo. Questo significa trovare nemici sempre più forti, con una curva di difficoltà crescente e bilanciata. Dopo il completamento dell'ultima missione, poi, si sblocca una quarta fazione, che si insedia in tutte le roccaforti e gli avamposti precedentemente liberati. Si possono perciò rigiocare numerose missioni e invasioni già affrontate, ma con un nemico diverso e più potente. Sono infine presenti due modalità PvP, schermaglia e dominio, che però rivestono un ruolo secondario nell'economia della produzione. Insomma, la giocabilità dopo il livello 30 risulta variegata, con tanti contenuti già presenti e altri che verranno aggiunti grazie al supporto post-lancio. Sappiamo che tutti gli aggiornamenti del primo anno saranno gratuiti. Questi introdurranno nuove armi, specializzazioni ed episodi narrativi, nonché il primo raid da 8 giocatori. Parlando del comparto grafico, esso non ha subito grossi miglioramenti rispetto a The Division.
L'impatto visivo rimane comunque piacevole ed è in grado di regalare degli scorci di Washington molto suggestivi. L'ottimizzazione è discreta e consente anche ai computer un po' più vecchi di mantenere un frame rate stabile. Ovviamente non manca qualche bug, ma questi non impediscono il corretto svolgimento delle missioni. Per quanto riguarda i menu, essi sono identici a quelli del primo capitolo. Al contrario dei veterani, però, i nuovi giocatori potrebbero avere qualche problema, dato che le schermate sono piuttosto confusionarie. Passando al comparto sonoro, i rumori ambientali sono molto realistici, mentre la musica ricalca l'azione di gioco con suoni elettronici cupi e ritmati. Anche il doppiaggio è ben realizzato, da notare che il titolo è interamente tradotto in italiano. In conclusione, The Division 2 è un gioco completo, divertente e coinvolgente, ma rimane un more of the same. È un prodotto che abbiamo già visto, sebbene le nuove aggiunte lo rendano più maturo. Se Ubisoft avesse pubblicato Washington DC come una grossa espansione di The Division, ora avremmo a disposizione un titolo enorme e ben aggiornato, ma le cose sono andate diversamente. The Division 2 risulta comunque confezionato con cura e si dimostra più solido rispetto al capitolo d'esordio. La nostra speranza è che la compagnia francese continui a supportarlo costantemente, così da renderlo un punto di riferimento per il genere.